Vi ricordo che dentro la vaschetta c'è un funghetto rotondo, bisogna coprirlo, ma questa quantità non è vincolante perché se io voglio un caffè lungo posso mettere più acqua, se lo voglio ristretto posso metterne di meno. Ecco, adesso abbasso la levetta, avete sentito? C'è stato questo risucchio. Quando la camera è calda, l'acqua viene risucchiata nella caldaia per effetto di una depressione che si crea all'interno. Quindi, ecco, dal risucchio noi capiremo se la camera è molto calda oppure se è meno calda. Quindi, con il risucchio forte, come abbiamo sentito, partiremo con una fiamma a mezza intensità, sempre fornello medio, fiamma a mezza intensità. Con un risucchio debole, partiremo con la fiamma più forte. Ok, chiudo la valvola, la fiamma è spenta, adesso metto la polvere. Se vi ricordo che deve essere polvere per moka, non possiamo usare il caffè tipo bar per le macchine elettriche. Si riempie bene in modo abbondante, qualche colpetto a farla compattare e poi rasiamo. A questo punto agganciamo il braccetto. Vediamo che fa lo scatto. Ecco, ha fatto lo scatto. Metteremo la tazzina. La tazzina si mette col manico verso l'interno perché qui c'è il calore della fiamma che va verso l'alto. Se la mettiamo con il manico verso l'esterno si scalda il manico e dopo ci viene difficile prenderlo perché è molto caldo. In questo modo invece avremo il riscaldamento della tazzina. D'inverno la metteremo più in fuori. D'estate la metteremo più in dentro, quindi la tazzina sarà sempre calda. Accendiamo il fornello. Dicevo mezza intensità. Il caffè esce in 8, 10, 12 secondi, dipende dalla fiamma e anche da quanta acqua abbiamo messo. Ecco, sta uscendo. Vediamo che è cremoso da subito. Abbassiamo la fiamma. Adesso che esce così a palline di crema, alziamo la fiamma, aumenterà la pressione, spinge di più ed esce più veloce. Eccolo qua. Abbassiamo di nuovo. Questo ci consente di personalizzare il risultato. Il caffè siamo noi a decidere come deve venire. Ecco, questo cremino abbondante lasciamo andare, a mezza tazzina spegniamo la fiamma. Il caffè continua a uscire fino a che dentro c'è acqua e vapore. Questo cremino riempirà la tazzina. Ecco, quando vogliamo fermarlo, semplicemente abbassiamo la levetta piano piano. Ricordiamoci che stiamo scaricando la pressione, quindi lo facciamo piano piano. Ecco, abbasso la levetta e la pressione viene scaricata, il caffè non esce più. Ed ecco qui il nostro caffè cremoso, una tazza di crema tutta da gustare.